Ciao a tutti e benvenuti su Zaltor Gaming. Oggi volevo vedere con voi quali sono i luoghi all'interno della mappa base del gioco di Conan Exile in cui è possibile trovare i frammenti del potere. Questi frammenti sono gli oggetti che ci permetteranno di acquisire nuova conoscenza una volta arrivati al 60° livello, quando praticamente la progressione del nostro personaggio si ferma e non è quindi più possibile ottenere nuova conoscenza aumentando appunto di livello. Ogni frammento ci fornirà 10 punti conoscenza e potranno essere utilizzati solo una volta raggiunto il 60° livello. Vediamo il primo luogo, ci troviamo all'interno della città senza nome, siamo nei pressi della voliera, in questa zona della mappa, la griglia D5, okay. Tutti questi frammenti verranno droppati sconfiggendo i mostri a tre teschi che troverete in giro per la città senza nome, oppure anche in altri due luoghi che vedremo alla fine del video. Non tutti i mostri della città ve li dropperanno, solo alcuni. Il primo che vedremo è il pipistrello albino. Non è tanto grande, abbastanza facile da affrontare. Adesso ci spostiamo un po' più a nord, andiamo a vedere dove si trova il secondo. Ecco, lassù è dove si trovava il pipistrello. Scendendo lungo questo sentiero arriverete a questo punto. Il nostro secondo obiettivo è sotto questa arcata. Ecco, protetto dalle sue guardie scheletriche, trova questo scheletro, fa la guardia a queste due casse, lo riconoscete per questo motivo, e anche lui vi dropperà il frammento di potere. Ecco, laggiù è dove si trovava il boss che abbiamo appena visto. Abbiamo percorso tutto questo viale fino ad arrivare a questa piazza. Laggiù si trova praticamente l'ingresso della cittadella del Triunvirato. Lassù c'è uno dei tre re giganti. Il boss che dobbiamo andare a cercare adesso si trova salendo questa scalinata. Arriverete praticamente ai recinti degli schiavi, in questa posizione della mappa. Ok, continuate a seguire. Arrivate a questa scalinata, girate sulla vostra destra, continuate a salire. Ecco, davanti a questo fuoco eterno, questo grande braciere, troverete un altro di questi scheletri che vi dropperà il frammento di potere. Troviamo esattamente in questa posizione. Prossimo boss, praticamente uscendo dai recinti degli schiavi, torniamo verso la piazza dove eravamo prima. Ecco, non sarà facile raggiungerlo perché è quell'omino lassù in cima, su quel ponte. Tra l'altro sarà necessario utilizzare magari un incantesimo, come ad esempio il pipistrello magico, oppure dovrete arrampicarvi fin lassù, in quanto non è possibile raggiungere il luogo in maniera diversa se non appunto volando o arrampicandosi. Comunque, quello lassù in cima è il boss che mi interessa. Sotto di lui, oltre questa struttura,
si trova la Madre Rossa. Anche lei vi dropperà il frammento di potere. È l'unico drago all'interno della città senza nome che ve lo dropperà. Ce n'è un altro di draghi atreteschi laggiù in fondo, sempre nelle pozze della rinascita, ma non vi darà il frammento di potere. Vediamo un altro boss, sempre presente all'interno della città senza nome. Ora dovremmo spostarci in questa zona della mappa, in quanto il boss in questione si sposta continuamente camminando e pattugliando la zona. Ecco, siamo nella zona a sud-ovest della città senza nome, qui vicino a questo muro dove si trovano tutte queste wicked. Ne vedrete una più grande delle altre, che appunto, come vi dicevo, sta pattugliando l'area. Ecco, è lui. Lo riconoscete proprio perché è più grande rispetto a tutte le altre della sua specie, diciamo. Adesso usciamo dalla città senza nome e dirigiamo vicino alla città di Sepermeru. La precisione qui alla miniera d'argento abbandonata. Ecco, ci troviamo all'ingresso della miniera d'argento abbandonata, tra l'altro è uno dei luoghi sulla mappa in cui è possibile raccogliere l'argento. Ovviamente qua ce ne sono veramente tanti nodi da farmare. E al suo interno, una volta che avremo sconfitto il boss finale di questo dungeon, potremo raccogliere uno dei frammenti del potere. E in fondo al dungeon della miniera d'argento abbandonata potrete trovare appunto la regina, l'antica regina Scorpione. Come vedete ha tantissimi punti ferita. Tenete presente anche che per arrivare qua dovrete affrontare alcuni boss treteschi, tra cui un altro King Scorpion e almeno un uomo serpente a treteschi, quindi è abbastanza impegnativo come dungeon. Però una volta appunto che l'avrete sconfitto, se vi sarete ricordati di portarvi dietro delle chiavi per aprire questi bauli, dentro troverete degli equipaggiamenti leggendari di armi e via dicendo. Ecco, abbiamo cambiato decisamente ambiente, siamo però abbastanza vicini a dove ci trovavamo prima. Questa è la miniera d'argento abbandonata, ora siamo a Sepermeru. Ok. La griglia è la B7 e siamo vicini praticamente al quartiere della sponda. Questa è la taverna al cui interno si trova anche Conan, cui potete parlare. Il luogo che ci interessa è esattamente qua dietro. Questo è l'ingresso per il dungeon noto come quello della cantina. Al suo interno troverete svariati boss dei cari, ognuno dei quali vi fornirà un frammento di potere. Ecco, inoltrandovi all'interno di questa caverna troverete tantissimi boss. Bene, questi sono i luoghi in cui è possibile trovare i frammenti di potere all'interno della mappa dell'Exile Lands. Io spero che questo video vi sia stato utile, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace e vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre su Zaltor Gaming. Ciao ciao!